Dunque, rimette piede in questa casa il grande scrittore, come si chiama? Alessandro Bonivaglia. Ah, e quando arriva? La signora lo aspettava per le 5, devono andare insieme a una mostra di pittori neorealisti. Lei, secondo il mio parere, ha fatto male a chiedergli scusa. Oh, dovevo, signor Leopoldo, mi sono comportata come una selvaggia. Lo sa che ho fatto il mio esame di coscienza? Lei lo fa ogni volta che si lava le mani. Che cosa ha trovato? Che sono troppo puritana. Non posso io purificare il mondo. Il mondo è quello che è. Ed è brutto. Signor Leopoldo, è quello che è brutto, bello, buono, cattivo, crudele, pietoso, casto, sensuale. Tutto. Naturalmente ognuno deve assumersi la sua parte. E io la mia. Ma non bisogna strafare. Perché lei strafa? Ma sì, è più forte di me. Ecco, la cosa che più mi altera i nervi è quell'espressione un po' impudica che prende un uomo quando davanti a tutti comincia a desiderare una donna. Non so, mi sembra una cosa inconcepibile. Sì, ma cosa c'entra tutto questo con l'incidente fra lei e cosa, lo scrittore? Lei non si è accorto che il signor Alessandro, quando ha visto Francesca, ha preso un'espressione veramente incredibile sulla faccia di un uomo civile? No, non me ne sono accorto affatto. E subito dopo, di nascosto a tutti, mi ha perfino dato un biglietto. No! Col numero del suo telefono. Questo sulla mia casa deve scriverci una croce. È morta per lui la mia casa. Morta e sepolta. No, signor Leopoldo, non faccia come me, diventiamo ridicoli. E poi devo anche dire che i miei sospetti erano esagerati, perché Francesca ha poi telefonato al signor Alessandro, il quale voleva soltanto conoscere da lei alcuni particolari sulla vita delle cameriere. Pare che stia scrivendo un racconto e che ha per protagonista appunto... Francesca? No, non proprio Francesca, una cameriera. Oh, come sono insipidi questi scrittori, devono descrivere tutto. Vedono una cameriera, devono descrivere la cameriera. Vedono me, descrivono me, vedono lei, descrivono lei. La verità è che non hanno fantasia, perché io dico, Omero non aveva mai visto Achille, eppure lo descrisse, ebbene, mi pare. Ecco, ecco il cappello di suo figlio! Sentiamo, perché tuo marito viene chiamato mio figlio, cosa ha fatto? La storia del cacciatore, che gli ha colpito per errore il cappello, era una storia per cretini! E naturalmente l'ha raccontata a me! L'ha raccontata pure a me, che non sono un cretino! Sa qual è la verità? Il padre di una contadina, alla quale Enrico aveva fatto non so che cosa, gli ha sparato e l'ho preso nel cappello! E non sei contenta? Volevi forse che gli bucassero la testa invece del cappello? Signor Leopoldo, la signora non dice questo! È l'uomo cacciatore! Dovrei ripagarlo con la stessa moneta! E tu fallo! E qui si strappa un piede di tavolino e se la testa non te la rompe lui, te la rompo io! Che brutalità, siciliani! Signor Leopoldo, deve capire che la signora non può essere contenta. Signora Caterina, senta, io mi ricordo una frase che lei ha detto proprio poco fa. Cioè che la cosa più brutta è l'espressione che prendono gli uomini quando davanti agli occhi di tutti cominciano a desiderare una donna. Ebbene, per me la cosa più brutta è vedere una donna perdere il pudore. Ma la signora non può essere accusata di questo. Ma come può una donna per bene, madre di due bambini, dire devo ripagarlo con la stessa moneta? Lo sappiamo qual è! La moneta di suo marito, un marito che si comporta come un vero mascalzone. Bisogna compatire suo figlio e compatire la signora. Forse ha ragione. Mia nuora è una povera donna che chiacchiera, minaccia, magari si fa toccare il medaglione, ma rimane onesta. E poi, mi creda, essa sospetta di essere cretina e tutti le diciamo che è fissata. Ma in verità non è fissata, è cretina. E a me? Ecco. Ci sono molte persone che vanno a forte. Uno... Uomini importanti! Rita, Rita, uno di questi è in ritardo, lo aspetti da mezz'ora, eh? Mi pare che tu ti faccia delle illusioni sul suo conto. Non è vero, Caterina? Che ne sa, Caterina? Nulla, signore. Lei, Caterina, come si comporterebbe al mio posto? Esattamente come si comporta lei, signore. Mi dia un consiglio. Brava, ascolta il consiglio della signorina Caterina. Ora che rientra il signore Enrico, lei finga di credere a quello che le ha raccontato sul cappello. In certi casi è più intelligente non capire. Davvero?
Su questo giornale c'è un racconto del tuo amico Bonivaglia. Ne ho comprate 3 copie. Dammene una a me. Vado a leggerla in camera mia. Vuole che venga a leggergliela io? No, 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 signore. Lei con la sua voce mi fa sembrare tutto più bello. Io invece voglio giudicare obiettivamente questo scrittore che viene a casa mia e va dando numeri. Che vuol dire che va dando numeri? Che numeri dà? Non capisco, signore. Ah, succede anche a lei? Oh, sì, signore, più spesso di quanto lei non creda. Qua. Permette? È venuto un contadino? Sì. Ha parlato con mia moglie? Sì. La signora fingerà con lei di non sapere nulla. Lei finga di non sapere che la signora sa. Ma perché queste cose? È l'artiglio della Sicilia che ci portiamo dappertutto. Non possiamo farci niente. È un'inclinazione molto spiccata verso le ragazze povere. Verissimo. Perché? Non lo so. Basterebbe guardarle con occhio pietoso. Si tratta di gente che soffre. Me ne accorgo dopo, mi capisci? Prima, la loro sofferenza è per me la bellezza stessa. La bellezza non fa pietà, si desidera. Lascia da parte l'estetica. Lei è di coloro che hanno bisogno di profanare per provarci gusto. E che cosa profano io? La sofferenza e l'ingenuità. L'ingenuità di chi? Di quelle? L'ingenuità di chi è quasi analfabeta. Un vero profanatore contento di dormire con una donna che per leggere deve passare il dito sulle parole. Egli sa che sull'altra parte del cuscino non ci sono né libri, né riviste, né giornali. E questo gli fa piacere. Come se tutto si svolgesse nel buio più perfetto. Forse ha ragione, ma d'altro canto... Lei sta per alzare una mano? No. Quella. La prego di trattenerla. Ecco, così. Di tutte le signore, le donne cosiddette colte, lei è la sola che mi piaccia. Perché? La prego di spiegarmi che cosa vorrei profanare in lei. Che cosa c'è in lei di ingenuo, di rozzo, di diverso, che io desidero profanare? Non lo so. Che cos'ha? Un capogiro? Qualcosa di simile. È passato. Sotto il riverbero di una lampada chiusa in una pergamena, egli divide quel volto ovale, denso, di una carne giovane ma leggermente cadaverica, le labbra rivoltate in fuori come se fossero rimaste così in seguito a un atto profondamente irregolare. Ma quello che più gli piaceva di quel volto non era la sensualità delle labbra porcine, negli occhi che si intorbidivano rapidamente rimanendo fissi come quelli di una gatta, ma l'espressione di stupidità. Nulla per lui era più eccitante della stupidità, accompagnata dall'eleganza e da un certo estetismo. In questi casi egli perdeva il controllo di sé e con l'impeto di un matto, non appena la signora diceva una frase come «Cosa pensa di me? Pensa che lei che io sia una cretina?» le saltava addosso. È disgustoso. Papà, a te quando è passata? Cosa? La malattia dei siciliani. E qual è la malattia dei siciliani? Lo sai bene qual è. Ah. Mai. No, no, non credere. Non credere che quello che è passato, se... Presto anche passato. Quando venni a Roma, sarà stata l'aria, l'acqua, l'odore di creme che mandano le donne. Il fatto è che quando scesi alla stazione Termini ho finito di essere un uomo. Io no, sfortunatamente. E tu cerchi sempre, tu cerchi con gli occhi, cerchi con le mani, cerchi col naso. Ti sbagli, papà. Io non cerco niente, al contrario. 2 notti fa, in un albergo di Viterbo,
Dopo essermi sorpreso per la terza volta con un sonnambulo nel corridoio, in cerca, appunto, mi sono chiuso a chiave nella stanza e ho buttato la chiave nella strada. E hai fatto bene. Bisogna essere rigidi con se stessi. Come dice Caterina, trattarsi a calci nel sedere. Ma la colpa non è tutta tua. Tu avresti dovuto avere un'altra moglie. Tu non te la ricordi tua madre? Era bellissima, prudente, affettuosa, intelligente, una santa. E una venere. Per nessuna ragione voleva darmi fastidio. La notte che si sentì male, si alzò, piano, piano, dal letto e andò ad accucciarsi su un divano. E lì morì. E io me ne accorsi 5 ore dopo. Bestia! Aveva 26 anni. Ma se è vero che marito e moglie dovranno incontrarsi in cielo, io questo vecchio bacucco, ma come potrò stare attaccato a una ragazza che mi può essere figlia? Ma che dico figlia? Nipote! Ecco, una moglie come tua madre avresti dovuto avere. O come Caterina, ecco, come Caterina, sì, quella sì. Caterina è una donna straordinaria. Beh, non sei d'accordo? Figurati se non sono d'accordo. Ah. Ho fatto esperienze in tutti i modi. Che vuol dire? Che esperienza? Esperienza hai fatto? Innanzitutto della sua intelligenza. Ah. Ci legge a tutti quello che pensiamo, quello che siamo, è quello vero. Che siamo stati, fino alla radice del... Verissimo, verissimo. E poi della sua onestà. Ma perché? Tu hai avuto il coraggio di dare fastidio anche a Caterina. Sì. Io un giorno o l'altro ti diseredo. Lascio tutto a Caterina. Ma che è accaduto fra te e lei? C'è qualche cosa in lei che dà completamente alla testa. Tutto sta ad accorgersene. Un tratto poco fa ho pensato addirittura di scappare con lei. Lasciare Elena, i bambini, te. Lascia stare quello che hai pensato! Cosa hai fatto? Niente. Perché appena mi è passato per la testa di alzare una mano su di lei... Beh? Mi ha fulminato. Ah. Mi ha detto, lei sta per alzare la mano, quella. La trattenga. Ah. Me l'ha detto in modo da estirparmi per sempre qualsiasi velleità. E tu? Ho trattenuto la mano. E ti sta bene? Babbo? C'è una lettera per lei. Io esco. Vengo con te. No. Ma come? Non aspettavate Bonivaglia? No, se posso torno tra mezz'ora. Sembrate matti. Matti mi sembrate. Cos'è che... La lettera, cos'è? Matti mi sembrano proprio. Cos'è questo? Signori Plattania. Ecco. Scrivono dall'asilo infantile. Ma che? Caterina? Plattania, Caterina? E non c'è nessuno. Ecco, vediamo. Cosa dicono? Cos'è? Mori, 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 che mori? Morì. E chi? E chi è morto? Sua devotissima Piedimolli. Ma chi è questa? Chi è? Morì stamattina che non ce ne abbiamo accorti nella confusione. Scappò la capra che le maregenti ce la rubano. Ma che dice questo? Morì stamattina che non ce ne abbiamo accorti. Nella confusione scappò la capra che le maregenti ce la rubano. Così Dio ci punì dei nostri peccati. Ma l'ultima parola fu di salutare e ringraziare i signori Plattania e specialmente la signorina Caterina, che era una santa con lui,
Con lei, con lui. E questa lettera perché non posso mandarlo a dire col portiere che il barone è dispiaciuto perché lo arrestarono? Che non si sapeva che era un brigante? Non si sapeva. Bacio le mani a tutti, devotissima Piedi Molli. Ma chi è questo? Chi è? Che c'è scritto qui? E cos'è scritto così in piccolo? Ma cos'è? Aggiungo di mio pugno che oggi è morta Iana. È morta Iana. Per collasso dopo l'operazione. Che Dio la ben gloria. Il portinaio del barone Denari è stato fermato come favoreggiatore del brigante dei tuoi anni. È morto Iana. E specialmente la signorina Caterina. Caterina. Adesso lei penserà che io sono un ipocrita. Io non ho mentito con lei, tranne in un solo punto. L'idea che lei si è fatta di me corrisponde a me stessa, mi creda. Tranne in un punto. È vero che mi piace la gente semplice come lei, che mi piace la vita riservata, che mi piace l'onestà, non le ho mentito. Le giuro. Perché in un punto. C'è questo. Ho letto dei libri che mi giustificavano, libri di grandi scrittori, ma io non mi sono perdonata mai, mai. Io ho la religione di tutto ciò che è naturale e comune a tutti, e forse per questo mio diavolo ha avuto tanto potere su di me. Ma stavo per scacciarlo, stavo per essere libera, stavo per finire tutto. Perché ha aperto quella porta? Avessi mai fatto. La ringrazio. Francesca se ne andrà questa sera stessa con il suo fidanzato, era già deciso. Se vuole posso andarmene subito, prima che rientrino suo figlio e sua amore, ma adesso mi lasci essere vile. La prego. Di farmi rimanere qui, accanto a lei, in questa casa dove stavo imparando a essere più forte di me stessa. La prego. La prego. Rimanga. Del resto. Mi ha insegnato lei a compatire gli altri. Ma
La cosa adesso mi fa tremare. Iana. Credevo che lei mi avesse perdonato. Sì, sì. Sì, ma... Dunque quella povera ragazza... Credevo che lei mi avesse perdonato. Sì, sì, sì. L'ho perdonato, ma... Dica, non era vero. Credevo che lei mi avesse perdonato. Ma perché quella casa... Perché? 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 Perché il ladro non vede che furti? E dopo che cominciai a provare un gusto velenoso, ma che mi ristorava nel sentir condannare quella cosa, nel sentirla maledire da lei. Tutte le sue parole di condanna io le prendevo per me, Iana, non c'entrava. Ma l'infamia se la prendeva Iana. Le sue parole erano coltelli, io me ne rificcavo uno a uno nel cuore. E Iana? Pensavo per lei di dire un giorno la verità. Vedo che non mi ha perdonato. Me ne vado. No, 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 no. Rimanga. Sono un vecchio allucinato. Mentre lei parlava, ho sentito per la prima volta che mia figlia mi perdonava di ciò che le feci 25 anni fa. Quelli sono delitti, Caterina. Il mio. Lei è una sventurata, rimanga. Rimanga. Sono felice. Senta, Caterina. Deve leggere questa. Sono io. Sì, non posso darti nessun consiglio. No, dai il consenso, non lo dare, fa quello che vuoi. Non si può prevedere niente, non si può sapere niente, non capisco niente, non so niente. Come ti vista la vita? Lei ha ragione, quello che ha detto è giusto. Ma io non ho parlato. No, no, lei ha detto come triste la vita, ha ragione. La vita è triste e se vuol saperlo lei è un grande scrittore, fa bene a buttarci addosso fango. Cosa ci vuol buttare? Fiori? Con quale mano scrive? Con questa. Ma la dia, gliela bacia. No, per carità, ma cosa fa? Chiedo scusa piuttosto. La signora Elena è uscita? Sì, ma ritornerà presto. No. Lei non mi guardi con quegli occhi, perché con uno sguardo lei è capace di intuire tutto. Io mi ricordo ancora quello che ha detto proprio qui su Iana. Che ho detto su Iana? Quello che lei dice sempre, sia quando pensa, sia quando scrive, la verità. Ora non mi ricordo quello che ho detto su Iana, vorrei morire. Io sì, e si ricorda di quel portiere che era venuto qui mentre lei se n'è andata? Ah, sì, di quello mi ricordo, anzi vorrei descriverlo in un mio racconto, quello lì. Ecco, nella sua descrizione ci metta che era una povera bestia cieca.
è che il barone, prima di mandarlo a Roma, gli aveva cavato gli occhi, prima questo e poi quello, perché andasse a finire in prigione e ci restasse per sempre. No, non si spaventi, avrà avuto una visione. Ho avuto una visione? Ah, una visione. Ero entrata, per caso, nella stanza qui a destra e vedevo Caterina legata a una corda. Coi piedi! Signora, si calmi, signora, Elena, su, si calmi. Vuole un bicchiere d'acqua? No, grazie. Sto meglio. Ma perché devo essere condannata a vedere cose tanto spiacere? Saranno risparmiate dalla realtà, su, coraggio, coraggio. Senta, lei ha scritto un racconto che non le perdonerò mai. Quale? Oh, vorrei morire. L'ultimo sul giornale. Credami, Alessandro, questa volta il suo racconto è brutto. Io ho ricevuto 5, anzi 6 lettere per quel racconto. Che cosa le dicevano? Insomma, mi facevano molti complimenti. Bisogna vedere chi sono gli autori di queste lettere. Sono delle persone molto intelligenti. E come lo sa, le conosce? No, ma dal modo in cui scrivono si capisce che sono delle persone intelligenti. Il modo intelligente per scrivere lei è quello di lodarlo. Com'è triste. Signori, una cosa orribile. Dietro questa porta Caterina Lehr, impiccata.